riabilitazione per quello che è un'esplorazione di questo ospedale che non si comprende. Sì, in effetti inizialmente le proposte che c'erano, cioè non ci sono state mai fatte perché non c'è stata interlocuzione, che venivano veicolate dai social, erano quelli di poter realizzare a Sant'Agata una terapia intensiva con Covid, e su questo avremmo potuto confrontarci. Non è nostra abitudine alzare le barriere o sbattere la porta, soprattutto in un momento così importante di emergenza in cui tutti siamo chiamati alla responsabilità. Nessuno può pensare di mandare in trincea gli altri e magari fare la guerra seduto dietro le scrivanie. E dobbiamo essere tutti coinvolti, e quindi una disponibilità di massima discussione, ad una concertazione per stabilire cosa fare a Sant'Agata c'era stata, ma si è improvvisamente interrotta nel momento in cui le autorità sanitarie preposte hanno pensato di smobilitare completamente l'ospedale di Sant'Agata per trasformarlo in centro Covid. Questo è assolutamente inaccettabile, non è pensabile, è una scelta assolutamente scellerata, perché lasciare l'ospedale di Sant'Agata Militello senza servizi, senza emergenza, senza pronto soccorso per mesi e mesi, cioè perché non si sa neanche quanto durerà l'emergenza sanitaria, è veramente una scelta da inaccettabile, da folli. Pensate che se per una colica addominale o una cefalea o un attacco precordiale o per qualunque cosa un cittadino dei Nebrodi deve rivolgersi al pronto soccorso di Patti o di Mistretta, mi sembra veramente una cosa assurda. E quindi invitiamo con forza i responsabili a rivedere questa decisione, a lasciare l'ospedale di Sant'Agata così com'è, semmai pensare a potenziarlo successivamente e pensare ad un adeguato programma di prevenzione, perché questa emergenza si combatte soprattutto con un'attenta prevenzione. L'ospedale di Sant'Agata non ha le strutture, non ha l'idoneità, non è adeguato a ricevere pazienti con coronavirus, il personale non è formato, non ha esperienze di infettivologia, di rianimazione, e quindi mi sembra impossibile accettare questo provvedimento. Resisteremo con tutti i mezzi possibili. Purtroppo non possiamo fare barriere fisiche in questo momento, né organizzare rivolte di popolo, assembramenti, però tutto quello che è nella nostra possibilità, i nostri mezzi ordinari, straordinari, di sindaci, di autorità sanitarie delle nostre comunità, li metteremo in atto per evitare che questo scempio avvenga a Sant'Agata. Purtroppo ha detto che non c'è stata possibilità di interloquire serenamente con le autorità regionali. Sì, in effetti abbiamo tentato, questa è la cosa che più mi duole, abbiamo tentato di poter discutere, però ogni tentativo è stato restituito al mittente anche con una sorta di stizza nei nostri confronti, come se volessimo non affrontare il problema o scappare dal problema. Non è così, noi, ripeto, siamo persone responsabili, siamo a disposizione, ma che si facciano le cose che si possono fare e che si facciano le cose per bene, secondo strategie che devono essere governate con serenità e con lucidità. Queste invece sono scelte assolutamente schizofreniche e inaccettabili.